Io vorrei recensire non un albo, ma una copertina. Perché io sono rimasto veramente stregato dalla copertina dello Zagor numero 726, intitolato Racosi. Sarebbe il penultimo capitolo della saga, che segna il ritorno del barone Béla Racosi, cioè uno dei villain storici di Zagor. E quello che è successo, l'ho letta perché mi piace il personaggio, insomma, quello che è successo nei mesi precedenti, però non me lo ricordo. Non so neanche collocare, diciamo, da un punto di vista, storico, fumettistico, i personaggi di Ilenia Varga e Frida Lang, che sono importanti in questa saga, ma soprattutto. Ci sono talmente tanti personaggi che sto perdendo veramente la trebisonda, come si suol dire. E quindi questo video è anche la denuncia del mio stato psicofisico, soprattutto psico, quello fisico non potete constatarlo per fortuna. Però devo dire che sono rimasto ammaliato dalla bellezza di questa copertina di Alessandro Piccinelli, che è un grande copertinista, ma qui tocca le vette della sua ispirazione pulp, perché questa copertina a me, e questo lo diceva già Canno TV in un suo video, ha ricordato una locandina di film, mi ricordava le locandine, mi ha ricordato quelle bellissime locandine pittoriche che si facevano fino a 30 anni fa e che poi sono praticamente scomparse e di cui noi italiani eravamo maestri. Praticamente quelle locandine che tu la vedevi e entravi a vedere il film semplicemente perché avevi visto la locandina, in un mondo, come dire, pre-intellettuale, pre-cinefilo, tu entravi soltanto perché ammaliato dalla locandina. Io appartengo a una generazione che ha ancora potuto farlo, anche se ha sfiorato questo mondo. E io ricordo benissimo che da bambino sul corso di Rimini c'era una strada tappezzata delle locandine di tutti i cinema presenti in città e il film lo si sceglieva sulla base dell'affascinazione emanata dalla locandina. Stiamo parlando di eoni fa, un mondo scomparso. E questa potrebbe essere la locandina di un peplum, quei peplum folli che si facevano in Italia, Zorro contro Maciste, Maciste all'inferno. Potrebbe essere benissimo un maciste contro il vampiro, che magari è stato anche fatto, non lo so, con la figura incombente che domina la scena del vampiro e l'eroe in basso, circondato dai pipistrelli. Questa copertina è un capolavoro e l'albo merita di essere comprato solo per la copertina. Tanto vi dovevo, vi auguro una buona giornata.